Siamo con la senatrice PD Ilenia Zambito. Ieri l'Aula del Senato ha respinto la vostra mozione sul tema della casa e voi non avete accettato la riformulazione proposta da parte del governo. Sì, noi abbiamo presentato questa mozione sul tema della casa, un tema sociale molto sentito dai cittadini italiani e lo abbiamo fatto anche ragionando sul fatto che in questi primi mesi di governo Meloni sono stati appunto tagliati il finanziamento per il contributo all'affitto, il finanziamento per il contributo per la morosità incolpevole e niente viene detto o comunque prospettato sul tema della casa, del diritto alla casa. Abbiamo visto preoccupati il taglio del finanziamento per la realizzazione all'interno del PNRR delle residenze per studenti, anche qui nessun commento. Per tutte queste ragioni noi abbiamo chiesto un finanziamento, un rifinanziamento del contributo all'affitto nel primo provvedimento utile e abbiamo chiesto di mettere la testa su una legge sull'edilizia residenziale pubblica, una legge quadro e non più un piano, ma una legge vera e propria che vada a finanziare quello che è necessario realizzare, compreso quelle numerose manutenzioni che non vengono effettuate sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica e l'assurdità per cui oggi vediamo che tante case sono libere, sfitte, ma non possono essere assegnate a chi ne ha bisogno solo perché non si trovano le risorse per fare le manutenzioni. Per tutte queste ragioni abbiamo presentato la mozione, non abbiamo accettato le riformulazioni perché, guarda caso, le riformulazioni tagliavano proprio i punti dove noi chiedevamo al governo di mettere risorse.